Dove guardo? Vabbè. Buongiorno, eccoci qui in cucina. Cominciamo la nostra mattinata all'insegna dei sapori, del buon gusto, soprattutto per quello che sarà la nostra Pasqua 2019. Diamo il buongiorno a Marco Napolitano della pasticceria Napolitano Poderico. Ben ritrovato, Marco. Buongiorno, come stai? Buongiorno, sto bene, grazie a tutti. Mi sento a casa ormai qui. Sono proprio a casa mia. Questo è il nostro piacere. In questa cucina noi stiamo in realtà mostrando al nostro pubblico quest'oggi quali saranno i dolci, ma quali tradizioni tipicamente del periodo pasquale. Certo, ecco, sì. Vediamo già una bella tavola imbandita con tutte le prelibatezze, tutte possiamo le prelibatezze dire, sia che per il dolce che per il salato, Marco. Sì. Da dove vogliamo partire? Allora, partiamo con un classico, insomma, cult della pasticceria pasquale napoletana, quindi sì. Dalla pastiera, eccola qua. Dalla pastiera. La pastiera è tipicamente napoletana, partenopea, e ogni signora, ogni famiglia conserva la sua tradizione. La sua tradizione, sì. Infatti è un dolce che viene fatto anche molto a casa, quindi tutte le casalinghe che ci seguono sicuramente già staranno preparando questo dolce a casa. Perché richiede comunque tempo, richiede comunque tanta pazienza, sì, tanta e pazienza. Soprattutto nella cottura. Sì. Però noi vogliamo sapere, vogliamo conoscere qual è il segreto o comunque gli ingredienti o comunque il successo della pastiera che troviamo da te, dalla pasticceria Napolitano Poderico. Certo, quindi certo, dici tutti i trucchetti. Allora, pensa il trucchetto che io innanzitutto è sempre i prodotti di... a prepararla. Allora, ti dico, allora io ho due trucchetti al momento. Dimmi al volo. Tuoi, dai. Allora, è importante sempre usare i prodotti di prima qualità. In questo caso il prodotto principale è la ricotta. Noi diamo un consiglio a chi volesse farla esatto. da casa. Mettere per 12 ore la ricotta lavorata e zuccherata all'interno di un canovaccio per circa 12 ore. Dopodiché, cioè all'interno proprio di un canovaccio? Sì, di un canovaccio. Sì, la lavoriamo, la facciamo, la rendiamo sì, cremosa, la rendiamo con lo zucchero, dopodiché la mettiamo all'interno di un canovaccio per sì. circa 12 ore. In un frigo. Wow. Dopodiché la possiamo stendere all'interno della pasta frolla e quindi la inforniamo. Questo è un bel consiglio che quest'oggi stai suggerendo alle nostre telespettatrici, ai nostri telespettatori, però ci devi dire anche la tipologia di ricotta, perché anche quella la ricotta rende, di pecora, sì, la ricotta di pecora è quella là, la ricotta quella di qualità un po' più asciutta. Sì, un pochettino più asciutta, sì. Perfetto, quindi siamo qui a conoscere il primo segreto, però andiamo avanti perché tante altre tradizioni diverse no? sì. che riguardano la pastiera, c'è chi introduce un grano che è totalmente frullato, chi invece sì. metà rapporto a 50-50, qui invece sì, ci solamente sono varie grano. Varianti. Ecco, la tua Oggi variante che cosa comporta? Diciamo che noi siamo tradizionali, quindi abbiamo la pastiera, quella là con il grano intero. Ma molti di loro, come prima tu anticipavi, la propongono anche, la richiedono anche con il grano passato. Un po' passato, un po' mi piace così. Sì. Perché poi è troppo... E non ti piace sentire il sapore del grano intero. E invece quindi. Il pubblico che cosa richiede, la tua clientela? La tradizionale, quella là con il grano intero. Però lo sai che molte persone la richiedono anche con le gocce di cioccolato? Anche? Sì, anche quindi con le possiamo gocce dire di cioccolato. Che, ecco, non lo sappiamo perché molte volte abbiamo avuto la possibilità, ecco, di avere nella nostra cucina Marco Napolitano. Lui, all'interno della sua pasticceria, rimette, ecco, comunque ha una serie di dolci tipici della tradizione che tende ad innovare. Certo. Quindi questo momento di innovazione della innovazione pastiera. Anche, sì, della pastiera, sì, con il cioccolato. Gocce di cioccolato? Sì, con le gocce fondente? Di cioccolato. Sì, sì, certo, fondente. A che momento introduciamo queste gocce di cioccolato? Allora, noi la uniamo dopo con la ricotta. Dopo che abbiamo lavorato la ricotta e l'abbiamo fatta riposare per circa 12 ore, possiamo introdurre all'interno le gocce di cioccolato. Dopodiché, dopo la lavorazione, la inforniamo con tutti gli ingredienti già uniti. Perfetto, altro segreto naturalmente è la cottura della pastiera, quindi 12 ore per quanto riguarda la posa della sì. lavorazione della ricotta, qui possiamo aggiungere comunque le gocce di cioccolato se ne avete voglia, dopodiché tutto va ad essere infornato insieme certo. alla pasta frolla. Sì, una temperatura di circa 180 gradi. La quindi, cottura diciamo, è anche sì. difficile, è importante ecco, la dimensione, comunque la quantità della certo, pastiera che certo. andiamo ad infornare certo. per quanto riguarda il tema cottura. Sì, il tema cottura cambia a differenza della grandezza della pastiera che noi andiamo a infornare, delle quantità anche di pastiera che noi andiamo a mettere nel forno. Poi è anche importante che ogni forno ha la sua, la sua magia, tra virgolette. Dobbiamo infatti. Conoscerlo. Poi i forni di casa sono sempre diversi da quelli là professionali che utilizziamo noi. Il segreto che utilizziamo noi della cottura non lo dico. Non lo diciamo, però può essere un'occasione per assaggiare in questo caso la pastiera della pasticceria Napolitano Poderico e non solo la pastiera che in questo momento la nostra regista Giada Gregorio sta mostrando al nostro pubblico, ma anche le colombe che sono simbolo del periodo pasquale e anche in questo caso hai introdotto degli elementi di novità.
Certo, degli elementi di novità. Diamo, perché allora, in realtà noi sono tre. Innanzitutto però questo è un prodotto lievitato, un prodotto che ha bisogno di almeno 12 ore di lievitazione. Quindi noi vediamo un prodotto finito, ma in realtà dietro c'è una lavorazione molto importante. Allora partiamo dalla colomba, quella lì tradizionale, classica, che all'interno ha... Questa qui è quella classica. Sì, la classica, con i cubetti d'arancia. Poi abbiamo creato quest'anno, visto il successo del panettone con le albicocche del nostro territorio, abbiamo introdotto la colomba con alle albicocche. Quindi prodotti a chilometri zero, lo specifichiamo, la qualità degli ingredienti che utilizzi, certo, che sì. Ecco, diventa... La qualità unita anche all'esperienza, perché certo. Poi la qualità da sola non arriva da nessuna parte, ma unita all'esperienza è sempre... E segreti che non diciamo. Non possiamo rivelare. Fanno sempre di un prodotto d'eccellenza, insomma. Quindi dalla tradizione passiamo all'innovazione con questa qua con le albicocche all'interno. Sono delle albicocche sciroppate, per cui rendono ancora più morbido l'impasto della mollica all'interno. È vero. Quindi in questo caso questo è il, possiamo dire, successo anche di quest'anno. È il successo di quest'anno, sì, perché è un anno che abbiamo introdotto il panettone con le albicocche. E dato il successo abbiamo introdotto anche l'evoluzione dell'albicocca. Della bicocca anche per quanto riguarda la colomba tipicamente pasquale. Ma non finisce qui, perché abbiamo una terza variante. Per gli amanti del cioccolato, ovviamente, abbiamo fatto anche la colomba con le gocce di cioccolato. Quindi gocce di cioccolato che troviamo all'interno della pastiera, nella pasticceria Napoletano Patrico, ma troviamo anche all'interno della colomba pasquale. In questo caso la ricetta non cambia. La ricetta non cambia, cambia soltanto l'ingrediente interno. Sì. Quindi l'impasto resta tale. La richiesta maggiore in questo caso per dove opta? Allora, abbiamo la classica, diciamo, mantiene sempre il punto di partenza più alto. E devo dire la verità che quella all'albicocca riscuote molto successo. Intanto qui abbiamo queste piccole sorpresine, no? Belle incartate, come fosse appunto un dono. Sì, un dono un da regalo, portare, un dono di pace. Ecco, questo simbolo che comunque per il periodo pasquale è richiesto, un po' doveroso e soprattutto sentito, si spera che sia sentito. Questa è un'occasione per portare, ecco, questo simbolo di pace anche nelle case, fra i familiari. All'interno troviamo? La colomba. Qui, classica qui, colomba. Sì. Classica colomba, quella all'albicocca e quella con le gocce di cioccolato. I colori vanno a diversificare? No, il colomba non, no, il colore non, la gente chiede il colore che più gli piace. Che bello! Allora, abbiamo quindi fatto una piccola panoramica, excursus, come potete notare, per quanto riguarda i dolci del periodo pasquale. Però, alimento simbolo, e qua ti dico che a me piace tantissimo, della tradizione pasquale, e che appunto va a ripercorrere anche la simbologia di quella che è comunque la prosperità, la pienezza, per gli ingredienti che li contiene, abbiamo il famoso... Il casatiello napoletano. E anche qua abbiamo comunque delle diversificazioni nelle varie abitazioni. Certo, diciamo che c'è chi lo chiede con un prodotto all'interno, chi cerca di togliere ad esempio le uova oppure il formaggio. Ma le uova, secondo te, vanno tolte? No, il tortano va mangiato pieno, tutti gli ingredienti, tutti i salumi devono essere all'interno del tortano, non togliamo niente. Guai se non ci fossero le uova, ma soprattutto non solo all'interno, ma le uova che vanno a decorare, perché ripetiamo, l'uovo è simbolo comunque di prosperità, di rinascita anche. E noi le vediamo qui in bella come mostra, decorazione, come decorazione. Ma e anche ci sono all'interno. Ci sono anche all'interno. All'interno dai, all'esterno. Dici un po' quei segreti, quelli che puoi al nostro pubblico sulla preparazione, comunque sulla fase, ecco, anche dell'impasto per quanto riguarda il casatiello. Certo, qui abbiamo sempre un impasto molto importante, ingredienti di prima qualità, ci sono i salumi davvero di prima qualità, perché è importante. E li chiamano un po' i salumi, perché anche qui c'è un po' di confusione. Abbiamo il salame, quello il là tipicamente partenopeo, quello che si fa insomma, qua, bravo, sì, questi qua diciamo che... I ciccioli, poi ci sono le uova. La gente dice, mettimene tanti, e noi li accontentiamo. Le uova, e poi abbiamo ancora quale altro tipo di salume? Il prosciutto, il salame, ce ne sono parecchi. Il provolone. Provolone piccante. Quale metti, quello piccante. il pepe, vuole tanto pepe. E la sugna? È il segreto? Vabbè, dai, anche mia mamma lo prepara con un po' di sugna, perché rende comunque soffice in questo l'impasto. La tipica, in realtà, la tradizione è quella che tu poi rispecchi, è creare delle crocette, no? Proprio sulle uova, comunque sull'impasto. Diciamo una chicca, un pochettino una decorazione particolare. Una decorazione particolare. Il pubblico che cos'è che ti richiede? Quanti casatielli al giorno state preparando? Parecchi, parecchi. Questo è un periodo in cui, diciamo, questa Pasqua è l'ultima abbuffata, possiamo dire.
perché diciamo è la festività che chiude un po' le grandi feste qui a Napoli e in Italia. Quindi. E poi introduciamo la carne, perché poi lo ricordiamo sempre, noi in realtà noi cominciamo poi a mangiare il casatino, lo apriamo poi il giorno della resurrezione, proprio perché del periodo carnevalesco, in questo periodo di Quaresima, in realtà da carnevale, che significa carne, levare e togliere la carne, noi non possiamo mangiare carne. E invece finalmente questa grande abbuffata che ci permette, ecco, di ricevere tutti questi salumi. Allora, c'è una variante che hai deciso comunque di apportare anche per quanto riguarda la nostra tradizione, no, con il casatiello? Per quanto riguarda il casatiello no, abbiamo diciamo il tipo classico, insomma, sì, c'è già tanto, quindi va bene così, va bene così. Allora, questo è quello che potrete trovare all'interno della pasticceria Napolitano Poderico. Lui è Marco Napolitano, un luogo che rispecchia e rispetta la tradizione gastronomica, quella dei sapori del nostro territorio, tant'è vero che gli ingredienti sono quelli a chilometri zero, sono di prima qualità, ma molte volte, ecco, nel caso dei dolci, andiamo anche ad innovarli con della scelta degli ingredienti, comunque dei sapori che vanno ancora di più a dare prestigio, certo, no? Dare quelle chicche che poi rendono la tua pasticceria singolare. Grazie. Nel grazie tuo luogo. Grazie. Possiamo dire ai nostri telespettatori che per quanto riguarda il casatiello scegliamo gli ingredienti singolarmente e non compriamo quelli già tutti insieme? Certo, sì, hai detto davvero la parola chiave, insomma, di questo qua, scegliere davvero con cura e singolarmente gli ingredienti, andare nei migliori... Poi scegliere proprio prodotti di prima qualità, sì, perché il casatiello sì risulti buono, sì, è sì ottimo. Dopo ci assaggiamo una fettina. Bene, io sono più bene per il, tu sei più per il dolce o per il salato? Io sono più per il dolce. Ah, bene, io sono più per il salato, quindi dovremmo fare change posto. Io mi metto a sinistra, tu a destra. Intanto ringraziamo il nostro Marco Napolitano della pasticceria Napolitano Poderico. Ricordiamo dove si trova la tua pasticceria? Sì, noi siamo in piazza Poderico, quindi proprio a pochi passi dalla stazione centrale. Ci unisce via Renaccia, quindi siamo vicinissimi. Un luogo per tutti i partenopei, ma anche per i turisti, perché sono che tanti turisti, sì, tanti insomma, turisti vengono da noi. Sì. Per fare prenotazioni, per richiedere, guarda, infatti, voglio la pastiera, sì, e anche la pastiera che poi portano, tra l'altro, anche come dono per sì i propri familiari. La colomba, la pastiera e il casatiello, ecco, i primi auguri da parte nostra per questa bellissima, meravigliosa Pasqua, simbolo di pace. Grazie a Marco Napolitano che ritroviamo qui nella nostra cucina di Mattia Noi, pubblicità. Noi ci assaggiamo un po' di casatiello e un po' di colomba. Restate con Mattia Noi, pubblicità.